Il tutorial di oggi vi mostrerà come realizzare una rosa a 15 petali con un metodo semplificato e con uno stampo a 5 petali. Per realizzare una rosa, prima di tutto dobbiamo preparare un cono. Lo possiamo inserire su uno stecco o su un ferretto. E in questo caso io l'ho fatto con la porcellana beige perché tanto poi verrà coperto e non si vedrà più. Si può fare anche del colore stesso della rosa che andrete a realizzare. Dobbiamo preparare un cono un po' appuntito e su questo andremo a montare la rosa. Questo cono dovrà sparire completamente. Prendiamo della porcellana bianca, mettiamo un po' di amido sul piano di lavoro. E anche un po' di amido sulla pasta. Stendiamo la pasta molto sottile. Deve essere molto sottile. Tagliamo il primo stampo. Ne tagliamo un altro e l'ultimo. Prendiamo un tappetino per fiori ed andiamo ad assottigliare il bordo dei petali. Io personalmente come ball tool uso il matterello. Deve diventare sottilissimo. Andiamo a dare un po' di curva con le dita all'interno di ogni petalo. E ripetiamo l'operazione con gli altri due. In questo modo avremo 15 petali, quindi faremo una rosa a 15 petali. Prendiamo i primi 5 petali e bagniamoli con del Vinavil sui bordi, sul bordo di ogni petalo. Così. Due petali all'opposto, saltandone uno, li riempiremo completamente. Prendiamo il nostro cono. Abbiamo detto che deve sparire completamente. Lo infiliamo al centro dei 5 petali. Tiriamo su i petali. Cominciamo con il petalo pieno di colla a coprire completamente il cono, chiudendo così. Prendiamo l'altro petalo pieno di colla e andiamo a coprire l'altro lato in questo modo qui. Dobbiamo avere il cono centrale completamente chiuso. Gli altri petali li incolleremo solo su un lato, mettendoli uno nell'altro, così. E poi andremo a chiudere il tutto. Dobbiamo avere questo risultato. Premiamo sotto in maniera che si incollino i petali e apriamo leggermente i petali centrali, di poco, ma li apriamo così. Prendiamo altri 5 petali, li giriamo sul rovescio e
con una bacchetta andiamo a girare un lato di petalo. Dobbiamo girare un angolino. Dobbiamo ottenere questo risultato con gli angolini girati e un angolo dritto. Lo rimettiamo sulla dritta e andiamo a mettere la colla sempre soltanto sui bordi. Un pochino al centro. Prendiamo il nostro bocciolo, lo inseriamo al centro e solleviamo. Andremo ad attaccare solo la parte liscia, non quella dove abbiamo fatto la curva, e inseriremo uno nell'altro gli altri petali. Così. Poi andremo a chiudere dall'altro lato, cercando di stringere un pochino i petali per avere questo risultato e pizzichiamo un po' le punte dei petali, tirandole leggermente. Così. Prendiamo gli altri 5 petali. Stavolta dovremo sempre rovesciarlo e piegare ambo i lati dei petali con la bacchetta. Facendoli uscire più o meno così. Dobbiamo fare in modo che abbiano tutti e due gli angolini rivolti verso l'esterno. Ecco, così. Lo giriamo e andiamo a mettere la colla sui bordi e un pochino al centro. E un pochino al centro. Prendiamo la nostra rosa, che ormai ha 10 petali, la posizioniamo sempre al centro e tiriamo su i petali. Stavolta facciamo la stessa cosa di prima, accavallandoli un po' meno. Devono essere un po' più aperti. Sempre uno nell'altro e a chiusura l'ultimo deve andare sul primo. Tiriamo su i petali con le dita, ecco perché abbiamo messo la colla al centro del petalo e incolliamo per bene i bordi e la parte centrale. Andiamo a modellare i petali e schiacciamo sempre il calice sotto. Abbiamo ottenuto una rosa a 15 petali con l'utilizzo di uno stampo a 5 petali. Come rosa semplice va benissimo per decorare le torte, per creare delle composizioni da tavolo ed altro. Fatta in porcellana fredda, la vostra rosa non appassirà mai e non morirà mai. Se vi è piaciuto il tutorial, lasciate il vostro like e iscrivetevi al canale. Grazie mille e alla prossima!